Au revoir, persone! Au revoir non si dice quando vai via. Ok, ho sbagliato. Bella ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Io sono FaviJ e oggi vorrei togliermi un sassolino. Sassi quelli grossi che quando li spacchi ti dai mattoni. Tanto sono simpatici. Allora, spieghiamo questa roba nel modo più easy, in modo che tutti capiscano. Ci ho dedicato un video, ok, un video a sta roba. Ormai mi piace parlare dei problemi, quindi sì, dai, facciamo, diventiamo uno di quei posti dove ti siedi e parli. Ciao, sono Lorenzo, 20 anni e faccio lo youtuber. Ecco, parliamo di questo. Parliamo di un argomento nuovo su YouTube. Una cosa primordiale, mettiamola così. Fortnite è un gioco battle royale dove ti butti in mezzo e spicchi la gente. Se sei l'ultimo rimasto hai vinto. Questo è. Allora, il videogioco battle royale non so da dove che nasce precisamente, però diciamo che Hunger Games ha contribuito un sacco a questa cosa dei battle royale, perché poi tutti Hunger Games è figo, quindi facciamo sopravviviamo ultimi. Ad esempio, quindi c'è stato il battle royale di Minecraft nel 2012, un sacco di tempo fa, fighissimo, lo giocavo un sacco. Poi H1Z1, che era sto gioco che era Fortnite solo 6 anni fa. Poi è uscito The Culling, anche quello strafigo, bellissimo, portato sul canale. Poi PlayerUnknown Battlegrounds e poi Fortnite. Ok, a me è sempre piaciuto tantissimo il genere Battle Royale, cioè sempre, mi è sempre piaciuto. Faccio schifo a giocare, ma quello è un altro discorso. Però mi è sempre piaciuto provare a vincere, ogni tanto vinco anch'io, quando gli altri si addormentano sulla tastiera. Mi è sempre piaciuto fino a un certo punto. Quando ha smesso di piacermi? Quando Fortnite è esploso come gioco, cioè nel senso è diventato mainstream. Adesso anche chi non ha mai toccato una tastiera, un joystick, gioca a Fortnite, il che non è un problema, perché che cosa me ne frega a me se un gioco esplode? Ben venga, perché solleva un po' i videogiochi nel mondo, no? Figo. C'è un però. Questo però è un però molto grande, visto che tanti, ma tanti, mi chiedono di giocare a Fortnite. E quindi io mi vedo costretto a fare questo video. Strano, ultimamente sto facendo video dove parlo di un sacco di cose. Sono lo youtuber con più iscritti in Italia e non faccio Fortnite. Mai, o meglio quasi mai, l'avrò fatto 2 o 3 volte da quando ho aperto il canale. Lo facevo di più quando non era ancora mainstream. Perché ho smesso di farlo? Per un semplice motivo: perché la gente ha iniziato a farmelo odiare. Cioè, me l'hanno fatto odiare Fortnite, maledizione. Che per me mi è sempre piaciuto. Anche prima che ci fosse il Battle Royale, perché Fortnite non nasce col Battle Royale, molti neanche lo sanno. Era un altro gioco prima, il Battle Royale è una cosa in più. Sapete quella cosa che potete cliccare prima di andare su Battle Royale? C'è un tasto strano, quello lì, ecco, quello era il Fortnite di prima. Probabilmente quel tasto non so che cosa esiste ancora a fare. Ma non cambiamo argomento. Perché quindi la gente ha iniziato a farmi odiare Fortnite? Allora, voi lo sapete che io sono uno youtuber che cerca di intrattenere, quindi io gioco ai videogames principalmente per divertirmi. Non lo faccio mai per competizione. E c'è una grandissima, ma enorme differenza. Forse molti di voi non la capiscono perché dicono: ah, quello gioca ai videogiochi, quello è un game player, è un gamer, è un... No, io non mi definisco neanche gamer in realtà, mi definiscono i giornali gamer perché vedono che gioco, quindi ah, un gamer. Io neanche mi definisco gamer, io mi definisco più intrattenitore. Io utilizzo il gioco come mezzo per intrattenere, cioè in base alle cose che succedono nel gioco io ho delle reaction e intrattengo in questo modo. Thomas, ad esempio, è un gamer perché gioca ai videogiochi e lo fa in modo competitivo. Come ho sempre giocato a tutti i giochi per divertirmi, quindi quelli dove si spara, quelli dove si costruisce, quelli dove si nuota, anche Fortnite io l'ho sempre giocato per divertirmi. Mai in competizione, lo faccio per divertirmi. Quindi quando io gioco a Fortnite, se vinco, bella lì, ho vinto, che figata. Se non vinco, non importa, perché comunque io nel video cerco di intrattenere. Ad esempio, uno dei video di Fortnite che mi è andato di più era questo. È totalmente invisibile. Non si muova. Va bene! Quindi io anche su Fortnite, che ormai è un gioco diventato competitivissimo, cerco di intrattenere perché mi piace divertire e mi piace divertirmi. Questa cosa io purtroppo non la posso più fare, perché da quando Fortnite è esploso, un sacco di gente si aspetta, credo da me, della competitività, cosa che a me non frega una s***. Cioè, a me non importa di vincere le partite, di essere bravo. Io gioco tanti giochi sul canale, non mi concentro su un gioco solo. Cerco di portarvi sempre più contenuti possibili, quindi non posso fermarmi su un gioco solo. Magari ci sono i giochi che faccio di più, tipo Rocket League o The Forest, eccetera. Però non baso il mio canale su un gioco.
gioco. Tutti gli spettatori di Fortnite al giorno d'oggi cercano la competitività anche su YouTube. Cioè, tu segui uno YouTuber perché vuoi vederlo vincere. Cioè, se arrivi secondo, sei la melma, così sono family friendly. Ed è proprio per questo motivo che la gente ha iniziato a farmelo odiare, perché ogni volta che io gioco a Fortnite, la gente mi rompe le balle della serie. Ma non si spara così. Ma il pompa lo devi lasciare per terra se trovi un fucile d'assalto, cose del genere. Ma che cazzo vuoi? Cioè, io gioco come voglio. Se voglio giocare per divertirmi e fare lo scarso, chi se ne frega? Cioè, non è quello. Se vuoi cercare YouTuber competitivi che giocano a Fortnite in modo competitivo, vai da altre persone. Vai da Ciccio Gamer, vai da Power, che fanno questo in modo competitivo, non da me. Io non faccio quello. E non trovo soddisfazione, non mi diverto se mi concentro troppo. Io gioco per divertirmi e basta. Non che chi gioca competitivo non si diverte, ma non sono io quel tipo di persona. Siamo tutti diversi, quindi basta chiedermi Fortnite. Io giocavo a Fortnite e a tantissimi altri giochi Battle Royale prima di Fortnite, prima ancora che questi ragazzini conoscessero il mondo dei videogiochi. Cioè, ci giocavo già prima. Quando questi mi dicono non si gioca così, io già ci giocavo da Fortnite prima ancora che loro lo conoscessero, ma non l'ho mai fatto in modo competitivo. Quindi quando io portavo all'inizio Fortnite sul mio canale, ci divertivamo un sacco, era fighissimo, perché poi la gente mi chiedeva, dai, porta altri video. Era sempre figo, perché non c'erano sti ragazzini che rompevano le palle su come devi giocare. Poi, quando è iniziato a diventare popolare, sono subentrate queste persone, questi giocatori di Fortnite, che ogni 3x2 ti devono scrivere, non si fa così, ma sei scarso, è a destra, a sinistra, e io ci giocavo già prima non c'erano rotture di palle, poi è esploso Fortnite, da quando è esploso ci sono le rotture di palle, anche se lo giocavo già prima. Quindi basta. A una certa ho detto basta, non mi importa se portare Fortnite mi fa fare più views, perché molti mi hanno iniziato a scrivere, ma c'è questo problema su YouTube delle views, e allora perché non porti Fortnite, che chi fa Fortnite fa le views? È vero che chi fa Fortnite fa le views, e quindi se io portassi Fortnite farei tipo il 30-40% in più delle views, ma non lo farò mai. Cioè, è più forte di me, quando lo apro so già che la gente mi cagherà il c***o come gioco, quindi no, preferisco veramente divertirmi su altre cose che portare un gioco che ormai è stragiocato da tutti, dove tutti si credono Dio in terra, e se lo porti devi fare tutto alla perfezione, sennò la gente ti rompe il c***o. Allora non lo faccio più, perché non trovo soddisfazione e non mi diverto nel farlo. Lo sapete che io, prima di tutto, nei miei video mi devo divertire. È vero che YouTube è un lavoro, quindi è vero che io devo fare le visualizzazioni perché porto la pagnotta a casa, ma è anche vero che per me YouTube in primis è un hobby, e da queste cose anche lo dovreste capire, che io non porto i contenuti solo perché me lo chiede la gente, ma porto ciò che mi diverte, punto. Tranne che Mario, quello fa schifo a prescindere. Quindi ragazzi, parte di scherzi, spero abbiate capito il perché io non porto Fortnite. Se succede una volta proprio ogni tanto, ma proprio quelle volte sporadiche, e quando succede non guardo i commenti, perché l'avete capito. Però di base io non porterò mai Fortnite. Se volete Fortnite, andate su altri canali, che poi comunque lo fanno tutti, quindi anche forse meglio che non lo faccia io, che palle. Cioè, così almeno ci dividiamo un po' le cose, no? Non ha senso che io vada in un campo che è già super giocato, per quanto mi possa portare views, chi se ne frega. Quindi se volete Fortnite, andate da altra gente, io faccio altri contenuti, magari anche Battle Royale se capita, ma non Fortnite. Quindi, questo è il discorso. Spero che il video vi sia piaciuto. Scusatemi se oggi non ho fatto un gameplay, ma volevo parlarvi di questa cosa perché negli ultimi mesi mi erano arrivate un sacco di domande sul perché non porti Fortnite. Continuano ad arrivarmi ancora adesso, e penso che continueranno ancora nonostante sto video, perché purtroppo non è che li guardano tutti i video. Poi aggiungiamoci il problema dell'algoritmo e ciao. Però vabbè, speriamo che io sia stato chiaro. Spero il video vi sia piaciuto. Domani ci vediamo con un altro video, sicuramente non sarà Fortnite. Detto questo, per concludere il discorso, io non ho niente per contro che poi, se parliamo ai ragazzini, i ragazzini leggono il titolo, FaVJ odia Fortnite, che è scancro, schifo. Quindi facciamo una conclusione fatta bene, dettata in modo elementare anche per i ragazzini. Io non odio Fortnite. Fortnite è un gioco bello. È bello, è luccicante, è colorato, è bellissimo. Però io non lo faccio perché la gente mi ha rotto quella roba lì che fa rima. Però non è che lo odio, è bello, quindi giocaci e divertiti, che è un bel passatempo, punto. Si sa mai, ho chiuso i commenti di questa faccenda. Spero il video vi sia piaciuto. Come al solito, se vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace, anche la pagina di Instagram, che come nei video trovate nella descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, e noi ci rivediamo come sempre ad un prossimo video. Bene ragazzi.